Ciao a tutti! Allora, nuovo video e sono strafelice di fare questo video in collaborazione con una ragazza che io seguo veramente da tempo immemore. Allora, l'ho scoperta quasi subito dopo l'apertura del suo canale e da lì l'ho seguita sempre perché siamo molto affini come gusti relativamente ai prodotti e come scelte, io avevo già parlato di lei nel mio tag, Cosa mi piace di te, mi sembra si chiamasse quel tag in cui appunto per alcuni aspetti si elencavano le youtuber che più seguiamo e che più ci piacciono, proprio in relazione ad una domanda sull'avere cose in comune, perché è impressionante il fatto che non appena lei fa un video haul, c'è sicuramente, io ormai vado ad occhi chiusi, sicuramente lei ha comprato qualche prodotto che anch'io ho comprato e nel momento in cui dice cosa ne pensa e ne fa la recensione abbiamo le stesse idee. È una cosa allucinante, io cioè, mi sono sempre meravigliata di questa cosa. Ho avuto modo di conoscerla virtualmente sempre perché tra l'altro ho vinto anche un suo giveaway. E diciamo abbiamo parlato spesso. Io le ho chiesto di fare questa collaborazione perché appunto è una richiesta che ho fatto alle persone che più neanche che più mi piacciono, proprio che più stimo e in cui rivedo comunque qualcosa di me sia io, Francesca, consumatrice di prodotti appunto di make-up, appassionata di make-up, quindi comunque rivedo qualcosa dei miei gusti nei loro, sia come Francesca, come appunto YouTuber, come persona che ha un canale e quindi proprio come modo di gestire il canale, come modo di porsi, insomma. Perché io alla fine, molto sinceramente, seguo veramente tante persone, perché comunque mi interessa sentire più pareri nel momento in cui vado a ricercare un'informazione specifica su un prodotto. Però è vero anche che tra quelle persone, non di tutte apprezzo diciamo, neanche la personalità, perché poi stiamo sempre parlando di persone che sono dietro ad una videocamera e quindi seppur conoscendole non si potrà mai avere, diciamo, una conoscenza a 360 gradi di quella persona. Però alcuni lati appunto che traspaiono e non c'è dato sapere se sono poi reali o meno, che magari vanno un po', cozzano un po' con i miei. Quindi non è il caso di questa ragazza, appunto, lei è Valimand, Valentina Truccosetta. Questo per dirvi che appunto ho chiesto la collaborazione a questa ragazza proprio perché mi faceva piacere associare un qualcosa di mio con il suo nome in quanto persona che stimo, in quanto YouTuber che seguo e per i prodotti e per la passione in comune e per il carattere e la personalità. Quindi grazie per aver accettato innanzitutto, perché anche questo è un altro lato. Grazie per aver risposto innanzitutto, perché comunque appunto io ho fatto questa richiesta a un po' di persone e c'è stata gente veramente molto carina che magari mi ha detto no spiegandomi le motivazioni. C'è gente però che neanche risponde. Sinceramente, questo è anche, cioè, si possono ricevere mille miliardi di messaggi, però piano piano, anche dopo un mese, la risposta, se ci tieni a fornire comunque un feedback, arriva. Questa è una cosa che non ho apprezzato tanto di qualcuna di loro, più che altro perché non mi aspettavo, insomma, un comportamento del genere, insomma, rispondere alla fine è cortesia per tutti, va bene. Detto questo, il video in collaborazione è sui nostri rossetti MAC. Allora, lei è strafelice perché mi sembra abbia aperto un MAC vicino da poco, quindi avrà già fatto strage, ancora non ho visto il suo video.
e correrò subito a vederlo. Nell'info box trovate il link al suo canale e il link non appena lo avrò disponibile, lo vedo, non so se caricherò prima io il video o ci troveremo con i tempi, il link al suo video. Quindi, oggi vi faccio una carrellata di tutti i rossetti MAC, di quelli che ho da più tempo, vi dirò cosa ne penso, di tutti gli altri, insomma, vi mostrerò i colori, vi farò gli swatch. Anche perché, ecco, un'altra cosa, oggi sono un pochino polemica, mi dovete perdonare, però ci sono queste giornate in cui io guardavo i video, cioè io guardo i video per quanto riguarda soprattutto i rossetti, ma comunque tutti i prodotti in generale, ombretti, blush e quant'altro, soprattutto per cercare degli swatch, perché comunque sì, bisogna sempre prenderli con le pinze, come i colori che vediamo sui siti, però insomma vedere più persone che mostrano un solo rossetto, magari il colore preciso non lo becca nessuno, vuole luci e tutto quello che ne può venire, la telecamera e quant'altro, però è comunque, diciamo, una cosa utile per regolarsi, ci si va abbastanza vicino. E adesso, insomma, non riscontro più questa cosa in tutte le persone che seguo, in moltissime sì, ma in altre no. Si fanno vedere prodotti, due parole, fine. Mamma mia, criticonissima oggi, però insomma, magari non dico niente mai quando dico, apriamo i rubinetti e facciamo uscire tutto. Allora, innanzitutto vi volevo far vedere una cosa, però non so se riuscirò a farvela vedere perché è abbastanza instabile. Un'opera di riciclaggio che ho fatto, che vista la forma capirete che l'ho fatta da un paio di giorni. Volevo farvi vedere il mio nuovo contenitore di rossetti MAC, perché è una cosa che è esattamente 15 buchetti e io non sapevo di avere esattamente 15 rossetti. Per cui io non so se riesco a farvelo vedere. Se inclino un po' di più cadono tutti, però non so se si riesce a capire che è un cuore. Che in relazione ai rossetti MAC proprio esprime quello che penso. E niente, questo è diciamo, il contenitorino che stava qui dentro, nei cioccolatini Lindt ricevuti per San Valentino. Questo stava dentro e conteneva i cioccolatini. Adesso contiene i miei rossetti. Allora, il primo rossetto è questo qui, che è Kinda Sexy. Vi scriverò i nomi nell'info box da oggi fino alla fine dei miei giorni, perché ho capito che non si vede niente con questa luce bianca. Ah, tra l'altro, scusate, poi giuro su Dio che inizio, volevo prendere delle luci nuove, cioè soprattutto delle luci, perché quella che ho lì è una abat-jour, quindi insomma. Potete capire che le condizioni sono un po' precarie. Volevo prendere delle cose un pochino più adatte, soprattutto per quando mostro i colori, che alcune volte mi rendo conto che non sono proprio fedelissimi. Quindi vorrei pregare qualcuna di voi, se mai lo sapesse, se mai avesse a che fare con queste cose, se appunto potesse consigliarmi qualcosa, softbox, quante, che tipo di luce, watt, gradi Kelvin e quant'altro, se potesse insomma consigliarmi lasciando un commento giù nell'info box per regolarmi, perché sto vedendo tantissime cose, ma da ignorante in materia veramente, cioè ho avuto un sovraccarico di informazioni che non riesco più a capire neanche le differenze. Grazie a chi accoglie questa mia richiesta. Allora, il primo appunto è Kinda Sexy, è questo colore che è un nude aranciato, è in base appunto una sorta di pesca, mattoncino chiaro, eccolo qui. E questo è un bellissimo nude. Il fatto è che io ho le labbra pigmentate, ho le labbra veramente scure, e un colore del genere, seppur molto bello, tende, poi è totalmente matta. A proposito, vi dico subito che tutti, nessuno, no, tranne uno mi sa, o due al massimo, i miei rossetti MAC sono tutti matte. I miei rossetti MAC sono tutti matte. Perché io amo, a parte proprio il gusto, mi piace il matte sulle labbra,
Non amo il cremoso perché ho un tipo di labbra che tende a far andare i prodotti nelle pieghe e non mi piace assolutamente l'effetto. Quindi prediligo appunto i matto, altrimenti tutti quei rossetti, e grazie a Dio sempre più case cosmetiche fanno questo, quei rossetti che seppur all'apparenza lucidi tendono a fissarsi. Ecco quelli. Come possono essere un po' le... Guarda là perché le vedo dietro le tinte, Yves Saint Laurent, che sapete bene ormai cosa ne penso. È un matte, quindi è molto pigmentato e questo colore risulta un pochino chiaro per le mie labbra. Ora, è un problema personale, nel senso che quando vedo delle persone con dei rossetti chiari che appunto schiariscono il loro colore, perché si vede se comunque è un colore molto più chiaro della carnagione, non mi dispiace l'effetto, a meno che non è proprio brutto il rossetto, fa l'effetto smorto e quant'altro. Secondo me è proprio questione di abitudine. Mi devo abituare, insomma, a vedermi con questo effetto. Ecco perché sotto questo rossetto metto di norma una matita che è sempre MAC e arancio, non mi ricordo come si chiama. Che è appunto arancio scuro e tende, insomma, con questo sopra tende il rossetto tende ad essere un po' più scuro, però appunto come colore è molto bello, soprattutto per i trucchi molto forti sugli occhi e poi per tenere le labbra nude o per chi ama i nude è un bellissimo colore. Il secondo è il Lady Danger, che è questo rosso arancio, è un rosso arancio. Molto molto bello soprattutto nella stagione estiva, matte anche questo, molto acceso e appariscente, con l'abbronzatura sta da Dio. Eccolo qui, altro rossetto Twig, questo è uno degli ultimi che ho preso, questo nude qui, che a differenza di Kinda Sexy è in base rosa, questo è Twig. E questo è Kinda Sexy. Twig non è un matte, ma è un satin, altro finish che mi piace molto di MAC perché comunque è molto simile ai matte. Rimane solamente un tantino più lucido, ma all'applicazione dopodiché si fissa e rimane matte e coprente allo stesso modo, quindi ottimo. È un pochino più morbido anche come scorrevolezza nel scorrevolezza. Sì, scorrevolezza nel metterlo. Il quarto rossetto, 1, 2, 3, 4, è Diva, con un nome così poteva essere mai brutto, e questo rosso con del marrone dentro scuro. È bellissimo, soprattutto in questo periodo, lo sto usando veramente tantissimo, nel periodo natalizio l'ho usato praticamente sempre. Eccolo qui. Primo e unico, se non mi sbaglio, casomai mi correggerò, Amplified, perché comunque mi è stato consigliato perché non appena ho spiegato il mio problema dei rossetti cremosi che vi ho detto prima, mi è stato spiegato che l'Amplified sì, è cremoso e lucido all'applicazione, dopo un po' il lucido tende a svanire, ma il rossetto rimane e tende a fissarsi. E quindi che cosa ho fatto? Quando ho comprato questo rossetto, non l'ho comprato nel momento in cui l'ho provato, l'ho tenuto, quando sono tornata la seconda volta da MAC l'ho comprato. Essendo unico Amplified, doveva per forza essere lui ed è Impassionate. Io non spenderò neanche una parola relativa a questo rossetto perché ne avrete le orecchie, gli occhi e la testa piene. È veramente uno dei colori più belli che io abbia mai visto, un incrocio tra il rosa e il corallo aranciato. È veramente stupendo. Che è questo che mi sembra che voi vediate fucsia. Non si può non avere, seppur io è fra gli ultimi che ho comprato, i Ruby Woo. Sapete, rosso per eccellenza, rosso fuoco in base blu, super duro all'applicazione, veramente difficile da stendere. Ed è appunto questo qui. Ecco, questo
Vabbè, se la sta giocando con un altro, ma questo è attualmente il mio rossetto preferito di MAC ed è un retromatte, appunto. Quando sono usciti io sono impazzita, ne ho 3 su 6 perché effettivamente erano i 3 che mi piacevano di più e questo per me è il migliore di quei 6 e attualmente il mio preferito di tutti quelli che ho di MAC ed è il Relentless Red. Allora, il Relentless Red è un colore particolarissimo, è un rosso fucsia. Anzi, diciamo che di base è un fucsia con del rosso dentro e ve l'ho messo, è questo qui, ve l'ho messo proprio vicino ad Impassioned perché, diciamo, il mantra è che sarebbe oh mio Dio, oggi, il corrispettivo matte di Impassioned che invece è Amplified. In realtà no, nel senso che devo dire che ci somiglia, però poi quando ce l'avete tutte e due a confronto vedrete che appunto c'è una prevalenza di rosso nel Relentless Red che invece in Impassioned manca totalmente e sono questi due qui. Ulteriore matte e Blade. Allora, io non so se qualcuna di voi legge il mio blog, se lo legge o se lo leggerà, troverà un articolo dedicato a The Blades perché io ho fatto follie per avere questo rossetto. Vi risparmio i particolari, li troverete in quell'articolo, i particolari se volete farvi due risate, oltre ad avere appunto foto e recensione di questo rossetto, l'articolo ve lo lascio giù nell'info box. E Blades è questo corallo aranciato. È stupendo. Io ho sempre cercato un corallo in base aranciata matte perché essendo un colore primaverile estivo veramente non l'ho trovato di nessuna marca finché è uscita questa collezione ed è per questo che ho fatto follie. È questo qui. Un altro retromatte sempre di quei 6 che sono usciti è il Flatout Fabulous. Super mega famoso e questo fucsia, questo è fedele, sì, mi sembra sia fedelissimo. E questo fucsia appariscente, quasi viola, è un fucsia abbastanza scuro. Flatout Fabulous. Ultimo retromatte che ho perché ne ho tre, All Fired Up, che è questa versione un po' più scura rispetto al Relentless Red. Il principio è sempre quello del rosso fucsia. Però qui c'è, questo è un fucsia un po' più scuro rispetto a quello che invece è un po' più chiaro. O forse più chiaro e più neon. Questo è un pochino, insomma, più, mi verrebbe da dire delicato, ma come vedete non è che delicato, è proprio un fucsia più normale, ecco, non è stracarico. Ed è questo qui. Poi, e adesso partono quelli di edizioni limitate. Una delle ultime collezioni, la Divine Knight, ho preso questo rossetto che è un satin o satin, diciamolo in francese, Private Party, che è questo marroncino violaceo. Sì, ha un po' di viola dentro. Anzi, forse è un violaceo con un po' di marroncino dentro, il contrario, che è questo qui. Questo è un Viva Glam Nikki, sempre un satin o un satin, però non erano poi effettivamente tutti matte. Questo diciamo che l'ho preso per un motivo e forse, ecco, se ce n'è uno che non ricomprerei è questo. Allora, è questo rosa shocking. Perché dico questo? Io l'ho preso perché sono da sempre appassionata, innamorata, completamente innamorata, perdutamente innamorata del Costa Chic. Ora, non mi ricordo quale
Maledetto finish abbia, ma è uno di quelli tra un cream sheen e uno di quelli che io non posso mettere. Mi sta malissimo, sembra veramente che io abbia 120 anni, le mie labbra invecchiano di 120 anni e anche come colore bellissimo a vedersi, ma proprio no, non posso, non mi sta veramente male. Lo comprerei veramente per tenerlo lì in esposizione, anche aperto magari, perché se no non ha senso. Quindi che è successo? Assodato col commesso d'accordissimo con me che mi stava malissimo, abbiamo cercato di ricrearlo e come abbiamo fatto? Con una matita arancio, la matita di cui vi parlavo prima, che l'ho comprata appositamente per questo motivo, con sopra questo tipo di rosa e veramente il colore è molto simile, essendo la matita appunto secca ed essendo questo un satin. Diciamo, l'effetto non era ben diverso, ma il colore era simile. Ma perché? Ma che posizioni sono per fare lo swatch? Un altro dei miei preferiti, questo è della collezione Marilyn Monroe, di questo vi devo anche. Ah, appunto, essendo packaging particolare, vi volevo mostrare appunto la particolarità. Allora, questo ha la parte dorata anziché argento, come al solito. Questo invece c'è la correlativa scrittina MAC rossa e c'è appunto la firma di Nicki Minaj. Minaj, sì, mi sembra di sì. E questo è spettacolare, veramente. Questo è uno di quelli che si potrebbero comprare solamente per il packaging. Era della collezione Marilyn Monroe. Appunto, c'è scritto Marilyn Monroe MAC e è lucido come packaging rispetto a questo, se potete notare. Questo non è che sia opaco, ma questo sembra quasi tipo verniciato. Il rossetto in questione è un matte ed è Charmed I'm Sure, è questo rosso scuro. Bellissimo, è di un seppure veramente molto vistoso e di un'eleganza pazzesca. No, stavo vedendo se era la versione chiara di Diva, ma no. È questo qui, e questo appunto è Diva. Vedete che questo è molto più rosso, questo è molto più violaceo. È veramente molto bello. E poi gli ultimi due gioiellini che sono veramente dei gioielli. Per il packaging, guardate, sono quelli della collezione Riri di Rihanna. Sono appunto bianchi con il tappo e relativo interno oro rosa. Sono veramente stupendi. Ne sono usciti tre, io ne ho presi due. Il rosso l'ho lasciato stare perché, bene o male, come rosso era molto simile ad altri che si possono trovare da MAC. E ho preso il Pleasure Bomb. Che so essere veramente forse quello che è andato più a ruba, gente che ancora lo cerca, ma non lo riesce a trovare. Sono veramente solidale perché è la stessa cosa che mi è successa con i Blaze, solo che questo magari le persone sono svegliate il giorno dopo e non un mese dopo come me. E l'altro è Bad Girl Riri, sempre un matte che è un nude. Allora, vi faccio vedere Pleasure Bomb, che tra l'altro è quello che ho sulle labbra. Ma sicuramente proprio più sicuro questo che la morte non renderà. Allora, è questo fucsia spettacolare. Cioè, poche parole si possono dire se non spettacolare. Io non so se diciamo si riesce a capire che è questo qui. Videocamera, non è veramente neanche questione di luce, mi sa che è questione comunque di risoluzione di videocamera. Poi questo qui. È veramente bellissimo, cioè è proprio bello, è un fucsia acceso bellissimo. Per chi allora ho visto dei confronti su internet che mi portavano a pensare che fosse simile al Relentless Red o all'Impassioned, mi sa anche. Ora l'ho fatto distante, cercherò di mostrarveli. È il Relentless Red. Questo è Impassioned e questo è Sugar Bomb. Sono molto diversi. Sono proprio. Allora, con l'Impassioned non c'entra veramente niente,
perché questo è proprio fucsia, mentre quello, vi ripeto, è un misto, lo sapete. E con Relentless si rende altrettanto, perché c'è del rosso nel Relentless che nel Pleasure Bomb non c'è assolutamente. Eccoli qua. Allora, abbiamo Pleasure Bomb, che tra l'altro Riri, non so se vedete, l'ha scritto anche, ce l'ha scritto anche sul rossetto proprio. Pleasure Bomb. Poi abbiamo Impassionate. Magari ve li faccio vedere, ecco. E poi abbiamo il Relentlessy. Se potete notare, comunque, sono diversi. Devo dire che guardandoli così, poi effettivamente a non averli vicini, a guardarne uno ed avere in mente l'altro, il Relentless e l'Impassioned potrebbero sembrare molto simili, però poi ad averli vicini si vede insomma la differenza. Mamma mia, vorrei farvelo vedere veramente, vorrei essere più fedele possibile, ma proprio gli strumenti non mi aiutano. Comunque, sono diversi appunto. Ultimo appunto, sempre della collezione di Rihanna, è il Bad Girl Riri, che è questo nude. Allora, questo nude me l'ho preso perché appunto dal sito sembrava un nude di quelli scuri, quelli che quindi non mi vanno a schiarire le labbra e a fare sembrare una morta. Ed effettivamente è così. È questo nude qui. Ops, eccolo qui. Ok, allora questi sono tutti i rossetti. Io ora a memoria cercherò di farvi un'altra carrellata zoomando il più possibile, però vi ricordo che farò un post apposito con le foto, anzi farò una foto a questa mano adesso e poi le farò singolarmente nei giorni, in modo da darvi appunto un'idea più precisa e soprattutto cercare di restituirvi un'immagine più fedele. Abbiamo Private Party, All Fired Up, Kinda Sexy, Lady Danger, Impassionate. No, Impassionate è uno di quelli che non rende proprio. Relentlessly Red. Poi abbiamo Flatout Fabulous e Blaze, corallo aranciato spettacolare, Ruby Woo, Diva, Twig, e Nicki Minaj, Viva Glam, e Charmed I'm Sure, Pleasure Bomb e Bad Girl Riri. Un grazie doveroso e sentito a Valentina, mi ha fatto molto piacere, sono onorata per questa collaborazione, spero di poterne fare altre. E ti seguo sempre con molto piacere e ti mando un grosso bacio a te direttamente. Un bacio a tutte quante voi e vi do appuntamento al prossimo video. Un bacione grosso, ciao!